La Basilica di Don Bosco, presenza inconfondibile del panorama sudorientale della città di Roma, è l'esito di un concorso bandito nel maggio del 1951. I salesiani, avendo ricevuto in dono un grande lotto di terreno alla periferia meridionale della città, decisero di costruirvi un edificio per l'assistenza morale e religiosa dei giovani. Al concorso aderirono ben 102 progetti. 95 furono immediatamente scartati, 6 vennero esaminati dai salesiani. Tra questi 6 c'erano quelli di Vittorio Baglio Morpurgo e di Gaetano Rapisardi. Fu il siciliano Gaetano Rapisardi a vincere il concorso per la sana monumentalità che ispirava al suo progetto e chissà, complice anche il contemporaneo matrimonio di Rapisardi con la figlia di Gino Coppedè, che coincise anche con l'avvio della sua collaborazione presso lo studio del suocero. La prima pietra venne posta il 12 settembre del 1952 e la chiesa venne inaugurata dopo 7 anni il 2 maggio 1959, esattamente 61 anni fa. Anche il pontefice Giovanni XXIII si recò nella nuova chiesa per pregare sulle spoglie di Don Bosco, che erano state trasportate da Torino proprio per quell'occasione. Per vederla ultimata in tutte le sue decorazioni interne, bisognerà aspettare il 1964. Per le due torri campanarie poste simmetricamente ai lati della cupola minore, nel 1957 furono realizzate dalla fonderia Colbacchini di Bassano del Grappa 9 campane in bronzo, frutto di un'unica fusione e finanziate dal principe Torlonia. Ed ecco il suono delle campane di Don Bosco. Lo stile scelto da Rapisardi era quello razionalista, lo stile che aveva caratterizzato alcune realtà molto importanti di Roma come il quartiere dell'Eur. Riprendendo quindi dei temi dell'architettura italiana anteguerra e incurante delle sperimentazioni più recenti. L'architetto si occupò anche dello spazio antistante alla basilica, recuperando alcune indicazioni già esistenti nel piano regolatore del 1931, e realizzando una piazza porticata estraniante dallo stile scarno, basato sull'alternanza di ombre e luci create dal passaggio del sole attraverso questi portici, uno spazio che Italo Insolera definì la presenza più metafisica della città. Forse non tutti sanno che nel 1960, mentre era intento alla realizzazione della Dolce Vita, Federico Fellini si lasciò ispirare non soltanto dal centro storico di Roma ed iconica è la scena famosissima di Anita Ekberg all'interno della Fontana di Trevi, ma anche da alcuni scorci di periferia. Ed è proprio nel neonato quartiere Don Bosco, a due passi da Cinecittà, che il suo scenografo Pietro Gherardi ambienta alcune scene della Dolce Vita. Nel film, un giovane Mastroianni, che incarna il personaggio del giornalista fannullone che non scrive mai una riga, si muove in una Roma evanescente, ricostruita attraverso le pagine dei rotocalchi, le feste, il divismo, ma anche attraverso il razionalismo dell'urbanizzazione. Memorabili sono infatti le scene dei paparazzi al seguito di un indolente Mastroianni e di questo spaesante cavallo nero a contrasto con il biancore abbacinante dei portici di travertino in questa piazza metafisica antistante la Basilica di Don Bosco. Ma le metafisiche architetture della Basilica di Don Bosco e della sua piazza non ispirarono soltanto Federico Fellini. L'anno precedente, il 1959, Nanni Loi, nell'audace colpo dei soliti ignoti, ambienta una scena proprio sotto i portici della piazza, sotto questi bianchissimi portici di travertino. In molte scene del film di Pierpaolo Pasolini, Mamma Roma, girato nel 1962, in parte anche al Quadraro e nella zona del Parco degli Acquedotti, si può riconoscere lo skyline della cupola della Basilica ancora in costruzione. E la stessa cupola compare nella scena finale del film quando la protagonista, Anna Magnani, dopo il suo tentato suicidio, contempla il panorama dalla finestra del suo appartamento. E sarà ancora la piazza la scenografia per il film d'esordio alla regia di Castellano e Pipolo, 1964, intitolato I marziani hanno 12 mani.
Ancora oggi la maestosa basilica è il fulcro del quartiere, con la sua sagoma squadrata e ben riconoscibile, e con le sue due cupole, quella grande del diametro di circa 40 metri, di poco inferiore quindi a quella di San Pietro e a quella del Pantheon, e la più piccola con i due campanili ai lati. Gli angeli sono una presenza costante nella basilica, se ne possono contare ben 853 e si possono trovare un pochino dappertutto, sulle tele, nei mosaici, sulle vetrate, sui bassorilievi. Sulla sommità della grande cupola, i quattro angeli bronzei giganti di Alessandro Monteleone sostengono la corona della gloria di Don Bosco. E in realtà Don Bosco era particolarmente legato al culto dell'angelo custode, forse per questo che ci sono tanti angeli all'interno della basilica.